Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo secondo incontro di didattica fotografica, di cultura fotografica, che voglio condividere con voi gratuitamente per cercare di stemperare un po' la tensione di questi giorni in cui siamo costretti a restare a casa. Quindi io resto a casa, io resto a studio e oggi vi racconto l'uso del flash. Può essere utile, appunto, visto che siamo costretti a restare in casa, e ricordare come si setta il flash e come si può usare il flash dentro gli appartamenti, ma anche all'aperto. Se avete un terrazzo, basta anche un terrazzino, un balcone, per fotografare i soggetti nel breve spazio. Allora, che cos'è il flash? Il flash è un datore di luce artificiale. La gran parte di voi ha usato, sta usando e userà il flash interno, quello a pop-up della macchina fotografica. Si alza seguendo col dito il logo, premendo col dito il logo del flash, tac, così. Oppure chi ce l'ha deve montare le pile dentro l'apposito spazio, le pile esterne, e mettere il flash nella slitta, bloccarlo e accenderlo. Tutti e due i flash, sia il flash esterno, e che vi mostrerò più tardi, sia il flash interno, donano luce artificiale verso un soggetto. Quindi il flash dà luce intorno ai 5000-5500 gradi Kelvin per ben esporre un soggetto. Quello interno della macchina, dopo circa 2 metri massimo, calcolate 3 passi tra voi e il soggetto, muore e stabilisce la sua potenza in base al punto di autofocus, dove si trova il soggetto. Quindi se il soggetto si trova a mezzo metro, un metro, due metri, lui aumenta la potenza fino a uscire all'infinito con la massima potenza. Infatti si chiama ETTL, lo troverete scritto ETTL o TTL, idem quello esterno, che vuol dire Electronic Through the Lens, cioè misurazione elettronica valutativa della sua potenza di fuoco attraverso le lenti dell'obiettivo. Vi sconsiglio caldamente, non avendo immagino voi una grande pratica, senza offesa, di settare il flash in manuale. Quindi fate in modo di leggere nella display del flash esterno ETTL o TTL, mentre quello della macchina è ETTL in automatico. Il settaggio è molto semplice. Allora, alzato il flash, bilanciamento del bianco automatico, perché nel sensore finirà la luce del flash che si riflette sul soggetto ed entra in camera, la luce ambiente, quindi il white balance auto, AVB o auto, a seconda che abbiate Canon o Nikon, è un buon bilanciamento di bianco da cui partire per correggerlo poi in post-produzione, con Camera Raw o con Lightroom, a seconda del metodo di fotoritocco che usate. E vi ricordo sempre caldamente di settare le vostre macchine, il software delle vostre macchine in RAW e non in JPEG, altrimenti sarà impossibile modificare o migliorare i vostri scatti. Quindi bilanciamento del bianco automatico, autofocus singolo, scatto singolo, uno scatto per volta, non fate partire una raffica altrimenti rischiamo soprattutto il flash interno di bruciarlo, matrix, modalità dell'esposimetro matrix o valutativa, coppia tempo diaframma in manuale, diaframma fisso intorno a 6.3-7.1, non troppo chiuso né troppo aperto, per avere quindi una buona definizione dell'immagine. Se è troppo chiuso, la luce che si riflette sul soggetto poi entra in camera male, soprattutto se avete una macchina come questa, una PSC di livello medio, con il classico 18-55, che è l'obiettivo che vi danno tutti in dotazione. Quindi diaframma fisso, non dovete più cambiarlo, 6.3-7.1. Il tempo dell'esposizione varierà, così come varieranno gli ISO. Passeremo da un tempo dell'esposizione molto rapido, le vostre macchine APS-C non vi daranno ora la possibilità di scattare con un tempo più veloce di un 2 centesimo, e andremo quindi da tempi di esposizione molto veloci a molto lenti, capiremo perché. Gli ISO anche varieranno, passeremo da ISO 100 a ISO 800, 1600 e anche di più, a seconda della vostra macchina, di quanto è stanco il sensore, della possibilità di alzare ISO senza incappare nella trappola micidiale del rumore. Una volta fatto questo, e quindi senza controllare l'ago di compensazione dell'esposizione che sia esattamente a zero, stabiliamo tempo diaframma e non ci interessa dove l'ago andrà a sbattere, sinistra, a destra,
nella griglia di compensazione, stabiliamo quindi quanta luce entra e quanto è potente il flash rispetto al tempo dell'esposizione. Quindi il flash sarà sempre in sincrono sulla prima tendina. Se vi ricordate, avevo spiegato le tendine dell'otturatore: quando si alza la prima tendina parte in sincrono il flash, è molto comodo, è inutile settarlo su seconda tendina quando i soggetti sono fermi. E come potete vedere dalle foto che ho appena selezionato per voi, se abbiamo tempi molto veloci, quindi un centesimo, un 125esimo fino a un 200esimo, la luce ambiente del luogo dove ci troviamo non riesce ad entrare. Quindi ringrazio innanzitutto le nostre modelle, le ballerine Simona Angius, Martinica Ferrara e Giada Somenzari, che ci seguono sempre fedeli nei nostri corsi di fotografia intermedi, quando andiamo allo Yalze a fotografare loro mentre si esibiscono per noi nelle danze del vento e la danza orientale, e quindi ci permettono di gestire l'uso del flash su un soggetto in movimento fermo, luce calda, luce fredda ambiente, senza luce, solo luce del flash, e poi anche senza il flash con gli ISO alti. Ma torniamo al flash. La prima foto che vedete è Simona, è perfettamente ferma, congelata. Vi ricordo che il fermo non è dato dal flash, il flash è da luce, la foto ferma è data dal tempo rapido dell'esposizione. Entra solo la luce del flash e quella che vedete intorno è un po' di rimbalzo del flash sullo sfondo. Vedete com'è netta l'ombra alle spalle di Simona sulla parete della palestra della sala da ballo? E quella è parzialmente poca luce ambiente, guardate la plafoniera, e molta luce del flash. Quindi quando il flash esterno va diretto sul soggetto e il flash pop-up è monodirezionale, scatta direttamente. E qui i soggetti sono fermi, i tempi, questo trittico bellissimo, loro si fanno fotografare in posa, i tempi sono leggermente più lenti, tant'è che vedete tipo un quarantesimo, un cinquantesimo, quindi sempre sostenibili a mano libera. E la cosa importante, vedete un cambio oggettivo di bilanciamento del bianco rispetto a prima, perché rallentando il tempo dell'esposizione entra in camera anche la luce ambiente. Quindi più il tempo è veloce, meno si vedrà la luce ambiente alle spalle del soggetto. Più il tempo è lento, più entrerà luce ambiente. E quindi si creerà un balance interessante, un buon mix, un incontro tra luce del flash che rimbalza sul soggetto ed entra in camera e la luce che è intorno. In questo caso Martinica, molto bella, che danza con noi con questo velo azzurro, è stata fermata con un tempo molto veloce e lei è perfettamente congelata. Simona, anche qui, fa muovere la sua cappa, molto bella, creazioni che fa lei. Il tempo è rapido, lei è ben esposta, la luce ambiente alle spalle della sala da ballo praticamente è nulla, è il minimo indispensabile. Giada qui è in posa per noi, la luce del flash ha rimbalzato sullo specchio, è rimbalzata sullo specchio, e questo ha creato un'omogeneità di scrittura fotografica. Giada ora sta ballando e alle sue spalle c'è una parete senza specchio, il flash è vicino, Giada è vicina alla parete, quindi il flash ha donato luce anche di rimbalzo sulla parete. Qui con il ventaglio è più distante dallo sfondo, dall'infinito, e la luce del flash non raggiunge la parete, quindi entra poca luce ambiente perché i tempi sono veloci. Ora, tornando indietro, quando i tempi sono più lenti e vedete la foto più surriscaldata come bilanciamento del bianco, vuol dire che siamo andati ad alzare gli ISO. Più gli ISO sono alti, più andiamo verso 400, 800, 1600 ISO, più il bilanciamento del bianco si surriscalda, i colori si esaltano, li andiamo quasi a evidenziare proprio. E quindi la foto sul sensore finirà la dominante della luce ambiente. Tempi più lenti. Ecco sempre Simona. Tempi più lenti vuol dire oggettivamente più lenti rispetto al centesimo, ottantesimo verso 200. Quindi un ventesimo, un decimo, un quindicesimo, un quinto. Cosa succede? Seguendo, in questo caso con l'autofocus continuo, il soggetto,
creeremo un interessante movimento, cioè un mosso creativo, non il mosso micromosso, mi sono sbagliato e faccio finta che è creativo. Siamo andati proprio noi a cercare un movimento con il soggetto, con l'autofocus continuo, e quando riteniamo il momento giusto scattiamo. A questo punto voi vedete che Simona si è praticamente sdoppiata, la sua cappa è diventata enorme e lo sfondo è mosso, è una sorta di accenno di panning sullo sfondo. Qui Martinica è totalmente mossa e la foto è oggettivamente sovraesposta con colori sovraeccitati perché i tempi sono molto più lenti, stiamo andando verso un mezzo, lei si muove rapidamente e il bilanciamento del bianco è così surriscaldato perché gli ISO sono alti, stiamo verso 800-1600 ISO. In questo caso Martinica è micromossa, le mani sono micromosse, il corpo è abbastanza fermo, si vede lo sfondo perché è un tempo abbastanza lento, un ventesimo, un trentesimo, e gli ISO sono alti. Questo effetto di panning che vediamo ora riflesso sullo sfondo con Giada Somenzari che si muove ballando e il fotografo la inseguiva parallelamente ha creato questo interessantissimo velo, quasi vedo non vedo rispetto allo sfondo, con un tempo molto lento e gli ISO alti. Anche qui Simona si stava muovendo rapidamente davanti a noi, stava ballando velocemente e l'effetto mosso è dato dal tempo lento, i colori molto caldi, dagli ISO alti. Per quanto riguarda l'uso del flash all'aperto invece, è importante capire che la questione del settaggio non cambia, sarà sempre un incontro, un balance tra migliore possibile, tra luce del flash che si riflette sul soggetto ed entra in camera, luce ambiente alle spalle del soggetto, tempo dell'esposizione lento o veloce, ISO alti, ISO bassi. La base di tutto questo è che se i tempi sono veloci la luce ambiente non entrerà o entrerà poco a seconda di quanta è, di quanta luce ambiente c'è. Se i tempi sono veloci la luce ambiente entra poco o nulla, se i tempi sono lenti la luce ambiente entra molto e noi dobbiamo cercare di stare fermi il più possibile. Quindi se abbiamo un tempo di esposizione molto lento è inutile fare la cosa che fanno tutti i fotoamatori un po' agitati che inquadrano, che scattano e controllano. Perché dobbiamo stare fermi e dare il tempo all'otturatore di far entrare la luce nel sensore. Quando scattiamo a un quarto, a un quinto. Se vogliamo far sì che le foto di notte vengano bene all'aperto e che oltre alla luce del flash sul soggetto entri la luce ambiente. Qui sono foto che vi faccio vedere foto che mi hanno scattato gli allievi durante le esercitazioni del corso base a San Pietro. In questa foto io mi vedo abbastanza bene. Cominciamo a riconoscere i limiti del flash interno rispetto al flash esterno che è molto più potente. Io mi vedo decentemente, con un po' di post-produzione ulteriore mi vedrei meglio, l'ho lasciata come è stata scattata proprio per vedere quali sono i limiti del flash interno. Quindi se cominciate, appena potremo riprendere a uscire, ad avere una vita normale, se cominciate ad usare molto il flash interno, il flash della macchina, sia all'aperto che al chiuso, sia di giorno che di notte, poi vi mostro altri settaggi, vi rendete conto dei limiti della potenza di questo flash, quindi vi consiglio caldamente l'acquisto di un flash esterno. Non c'è bisogno di prendere flash molto potenti e molto costosi. Quindi il tempo di esposizione di questa foto è rapido, un duecentesimo, ISO 100, io mi vedo abbastanza bene, alle mie spalle non si vede assolutamente San Pietro, si intuiscono le luci di Via delle Conciliazioni, ma potremmo stare ovunque. In questa foto, e succede esattamente il contrario, il tempo dell'esposizione da un duecentesimo scende rapidamente a un decimo, un quindicesimo, un quinto, entra la luce del flash in camera, ma entra la luce ambiente. La foto alle spalle risulterà leggermente mossa perché ci siamo mossi noi. Quindi è importante stare fermi. Può sembrare creativa, ma non lo è più di tanto.
Anche in questo caso la luce ambiente è riuscita a entrare, quindi ora si vede molto meglio San Pietro, Viale della Conciliazione e la gente mossa intorno a me, alle mie spalle. Io sono fermo perché sto fermo, il tempo dell'esposizione lento, un quinto, un decimo, con gli ISO alti, 400 ISO, massimo 800, ha fatto surriscaldare la luce ambiente. Attenzione a non esagerare troppo, soprattutto con macchine che hanno già qualche anno, con il software un po' stanco, il sensore stanco, con gli ISO, perché poi noterete sullo sfondo dove c'è il buio della notte, in questo caso sul cielo dietro San Pietro, sopra San Pietro, noterete una buona dose di rumore che potremo togliere col comando luminanza, ma fino a un certo punto. Quindi se la foto va vista sui social o sul computer va bene, se vogliamo stamparla cominciamo a vedere qualche problema di rumore anche sulla stampa. Quindi tempi lenti, entra la luce del flash, entra la luce ambiente, ISO alti, si surriscalda un po' la luce del flash, molto la luce ambiente. Qui addirittura mi stavo muovendo proprio per far vedere che cosa può succedere creativamente. Immaginate che vogliate fare non solo le foto in posa agli amici quando riprenderemo a viaggiare con i monumenti alle loro spalle di notte, ma una situazione un po' più happy, dove c'è qualcuno che si muove, non volete metterlo in posa. Io sono abbastanza fermo e lo sfondo è totalmente mosso, le righe che vedete, non si sta muovendo San Pietro, siamo noi che muoviamo la macchina, e questo è un tempo dell'esposizione molto lento, quasi un mezzo. Gli ISO alti hanno surriscaldato la luce ambiente. Il flash si può e si deve usare anche di giorno, quando il soggetto è contro luce o all'ombra rispetto all'infinito che è in luce. Quindi per evitare che la foto venga il soggetto totalmente sovraesposto e ben esposto alle spalle, o il contrario, il soggetto esposto così così e l'infinito totalmente sovraesposto se non bruciato, a noi interessa far vedere un soggetto con che cosa c'è dietro. Le classiche foto che si fanno al mare d'estate, gli amici sotto l'ombrellone al bar e alle spalle loro tutta la marina. Se vogliamo ottenere una buona esposizione sugli amici e che si veda il mare alle spalle, dobbiamo usare il flash di giorno. Gli ISO di giorno rimangono rigorosamente a 100 e i tempi di esposizione sono molto veloci, da 125 verso 200, perché la luce ambiente è tanta e se rallentiamo troppo il tempo la foto si brucia. Quindi il flash di giorno dona luce al soggetto che è in ombra, in questo caso io sono qui all'isola Tiberina, a San Bartolomeo all'isola, mi trovavo all'ombra, il flash ha perfettamente esposto me e si vede la luce ambiente. Il flash controluce usando quello a pop-up della macchina è un po' più debole, e quando ci troviamo oggettivamente contro luce, qui siamo sotto all'isola Tiberina con alle spalle il ponte inglese, il ponte rotto romano, e vedete il mio viso deformato dal grand'angolo perché il soggetto si è dovuto avvicinare molto, altrimenti il flash era troppo debole rispetto alla luce ambiente e quindi non riusciva a giungere a me e a entrare in camera per darci una corretta esposizione. Quindi i limiti del flash esterno di giorno sono questi: contro luce, alle mie spalle c'era proprio il sole, contro luce rispetto al soggetto, il limite del flash interno lo vedete da soli. È complicato avere un buon balance tra luce del flash e luce ambiente. Vi ricordo, di giorno il settaggio è molto semplice: autofocus singolo, scatto singolo, bianco e bianco automatico, tempi molto veloci, non oltre 200, il software della macchina non ve lo consente, e ISO bassi sempre, ISO 100. E non appena riusciremo a tempi lenti, tempi veloci ve l'ho mostrati, non appena riusciremo a riprendere una vita normale, andremo a una festa, sarà molto bello scattare foto di notte a una festa, soprattutto se è all'aperto, e quindi le foto che vi stiamo mostrando, vedete un buon balance tra i soggetti ben esposti e la luce ambiente. In una bellissima terrazza, ringrazio l'amica e allieva Margherita Scalise che mi ha dato l'autorizzazione a pubblicare queste foto di una sua festa molto bella di due estati fa, e i soggetti in posa sono perfettamente esposti dal flash. Gli ISO alti, 1600 ISO, hanno alzato la tensione della luce del flash e fanno vedere bene la luce ambiente alle loro spalle,
Il tempo è molto lento, un decimo, un quindicesimo. Com'è possibile, mi starete chiedendo? Dovete stare più fermi possibili in fase di esecuzione e dire ai soggetti fermi, fermi, fermi. Autofocus sul viso di un soggetto, fare l'inquadratura, dire fermi, stop, far partire il tempo dell'esposizione e noi stare fermi. Anche una foto larga della festa, si vede perfettamente l'ambiente sul pavimento, quindi un'ottima esposizione interna al terrazzo e perfettamente la luce ambiente alle loro spalle. Questo è un modo divertente, efficace, intelligente, simpatico, insomma produttivo per usare il flash. Quindi il settaggio, ve lo ripeto, sia per il flash interno che per il flash esterno, è bilanciamento del bianco automatico, matrix, se i soggetti sono fermi, autofocus singolo, se volete giocare con i soggetti in movimento, autofocus continuo, scatto singolo, senza vedere dove va l'ago di compensazione rispetto alla sua griglia, coppia tempo diaframma in manuale, diaframma mediamente chiuso 6.3, 7.1, 8, tempi delle esposizioni rapidi tra un duecentesimo o rallentando verso un quinto, gli ISO cambiano sensibilmente tra ISO 100 e ISO 1600, dipende dal software della macchina, da quanto è stanco il sensore e da quanto è potente il flash, attenzione al rumore. L'uso del flash esterno è oggettivamente migliore rispetto a quello interno perché possiamo direzionarlo e il diffusore rende più morbida l'aggressività del flash, il diffusore esterno, questa scatoletta qua che si applica, l'incastro, possiamo quindi scattare parallelamente al terreno, farlo rimbalzare sul soffitto, farlo rimbalzare lateralmente e non è un problema rispetto a foto orizzontale o foto verticale, si può spostare tranquillamente così. Quindi se usate tanto il flash, ve lo consiglio, prendete un flash esterno. Per concludere vi dico non snobbate il flash, non dite non amo la luce del flash perché brucia tutto, appiattisce tutto. Forse non lo sapete usare tanto bene, provateci, usatelo e diventa il vostro miglior amico in velocità quando siete in mezzo alla gente, se fate una vita molto social, scattate foto alla gente di giorno, di notte, all'aperto, al chiuso, questo vi risolve problemi in velocità e la corretta esposizione perché dona luce dove non c'è. Vi ringrazio, spero che questo incontro sia stato interessante, seguiteci sui nostri canali social, su Paroli Fotografia, e spero vivamente che questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile, così potremo riprendere a incontrarci, a fare delle lezioni guardandoci negli occhi, vicini, toccandoci, e quindi spero vivamente di poter riprendere i corsi qui in aula con voi. Grazie e al prossimo incontro.